Ciao a tutti Gugi, ben ritornati alla vostra Andrea Nicolant su Pokémon Ultra Sole. Oggi dobbiamo dirigerci alla Villa Losca e prendere a botte Guzman. Intanto ho raccolto un po' di bacche, in modo da avercene sempre un po' di scorta, non si sa mai per qualsiasi evenienza ce l'hai. Bene, nulla qui intorno, quindi questo con Magmar non dovrebbe sfidarmi. Ok, più paura, ok, va bene, va bene. Mi ricordo Pratulaula. Bello. Ok, questo vuole sfidarmi. Oh, ma è vicio? Quello può sfidarmi solo dopo che ho battuto tutti quanti gli allenatori del Prato. Vicio, oh, col buon vento, Andrea. Dove sei diretto? Dal Team Skull. Cosa ho nelle mie orecchie? Dal Team Skull? Si sono radunati a Po'? Quei buoni a nulla, sanno solo prendersela con i Pokémon. Ah, giuro che non so più cosa fare con loro. Ad ogni modo, visto che sei qui, vorrei approfittarne per chiedere la tua opinione. Vedi, mi prendo l'obbligo di andare in giro a verificare di persona come stanno i Pokémon. E sono anche l'unico che si preoccupa per i problemi di Necrozma. Ah, ok. Non conviene anche tu che sono la persona più adatta a ricoprire il ruolo di direttore? No. Scusa, immagino che per un bambino... Immagino che per te questi siano quesiti troppo astrusi. Oddio, astrusi! Or dunque, abbi cura di te e fai attenzione al Team Skull. Io ti ho avvertito. Pezzettino di cacca. Ah, ok, qui si può fare una foto. Lì c'è una che danza. Qui c'è una maestra, probabilmente. Ecco un altro allenatore attirato dal nettare dei fiori. No, stanno attirato dalle lotte di Pokémon. Però, un Torkoal. Beh, mi sa che ti è andata male oggi, Greta. Ma Greta che è la segretaria? Sì. Siccità. Oh, Greta. Tu non hai capito niente. Ed è una cosa perfetta per Ramona che ha attacchi fuoco come pirolancio. E tu mandi un Whimsicott. Volevi fare solo al raggio, ma ti va male perché io sono più veloce di te. Dovrei almeno essere. Sì, sono più veloce. Pirolancio viene potenziato da siccità e... grande. È più forte di me, quando vedo un allenatore i miei piedi iniziano a muoversi al ritmo di lotta. Ah, perché prima stavi danzando al ritmo di musica dei versi dei Pokémon. Floette l'ho già incontrato, quindi dovrebbe avere un effetto normale. Canto effimero. Uso la mossa Z per essere più sicuro, più tranquillo. Da qui... No, da qui si va da un'altra parte che non c'entra nulla. Quella non è il momento di andare a controllarla. Quella dopo il gioco servirebbe più che altro. Ciao. Affrontiamo anche questa ragazzina. E poi devo capire come andare dall'altra parte. Io sono tipo... nei giochi sono tipo lo stand di Shigeki. Lo stand sarebbe la manifestazione spirituale di una persona dal manga delle bizzarre avventure di JoJo. Lo stand di un certo Shigeki si chiama Harvest, ovvero raccolta, e praticamente raccoglie tutto quello che gli ordini, perché a me davvero piace cercare di raccogliere tutto nei videogiochi. È un po' una fissazione, però. Oh, complimenti, hai sconfitto tutte le allenatrici del Prato, ci sei guadagnato la risposta. Sono qui perché aspettavo un allenatore promettente come me. Ti vai di fare una lotta a Pokémon contro di me? Sicuramente, signore. Ha la fiammosfera, mi dà la fiammosfera, che bello. Beh, sì, è un ottimo strumento se hai uno Swallow o un Pokémon con denti stretti, ma non ho mai capito perché. Sembra che quando hai denti stretti come abilità... l'effetto di fiammosfera di dimezzarti l'attacco con la bruciatura, perché la bruciatura dimezza l'attacco, sembra che l'effetto bruciatura ti tolga solo i punti salute e non ti dimezzi l'attacco. Quindi, se ha l'attacco raddoppiato, gli aumenta solo del 50%. Quindi sacrifica un po' di punti salute per aumentarsi il 50% di attacco, ma continuando ad usare gli altri attacchi, piuttosto che aumentarselo del 50% con banda scelta, senza consumare punti salute e usare una sola mossa. Vedete, io sono il tipo che quando pensa a voce alta riesce a capire perché la gente fa certe scelte. Ok, gli insegno luce lunare a posto di... forza lunare, voglio dire, a posto di incanto voce. Incanto voce si attacca senza mai fallire bersaglio, però...
Non importa, non sbagliavo, sei davvero promettente. Hai i requisiti necessari per ereditare la fiammosfera. Grazie signore, lei è molto... molto umano, molto gentile lei. Ecco, da qua si poteva fare con l'amo, non serviva fare tutto quanto il giro, andare fino là sotto a prenderlo. Mi sono reso conto solo ora. E con questo sono 59. Quindi direi di proseguire ora, di là ho detto non ci vado a destra perché non serve per il momento. Vediamo un po' Rotom qua che è un po' giù di corda. Oh, c'è il Team Skull. Il fatto è che sono un fifone e mi tengo sempre alla larga dai guai. Ma da quando sono nel Team Skull ho risolto tutti i miei problemi, non mi si avvicina più nessuno. Oh, andiamo un po' con Rock and Roll, vediamo un po' se mi dà l'Esp and Roll. Affetto and Roll, ok. Allora, vediamo un po'. No, voglio usare un Rock and Roll, un potere Rock and Roll. I livelli, però aspetta perché servirà quando starò dentro il covo del team Skull. Qui c'è un adesivo e mi sembra di averne già visto un altro là fuori. Sono 60 adesivi del dominante. Infatti eccone un altro, ne ha 61. Il prossimo ha 70 almeno dal prossimo Pokémon. Ok, quello si aspetterà un attimo perché prima devo andare di qua. Oh, Lemon Succo, interessante. Qua mi ricordo ci venni per cercare Zygarde, le cellule. Mi sbagliai malissimo. Ok. Oh mio Dio. Troppo buffo. Sì, ma com'è composta sta strada? E troviamo anche la MT Frana. Volevo solo andare, tornare sopra per prendere, per combattere l'allenatrice, ma questo mi ha visto da lontano. Ti farà un pochino male, Rattata. Già. Oh, Haunter, beh, allora farò male anche a Haunter, allora, mi dispiace. Diciamo che Spettro e Folletto sono proprio la controparte di uno dell'altro. Però a quanto pare lo Spettro è più forte. No, Stordiraggio. Mamma mia. Quanto odio le mosse da confusione. Tranne quando sono io a farle. Ok, è andata bene, dai. Ok, sfidiamo anche la signorina che sta qui sotto, finalmente. Ce l'ho fatta a raggiungerla. Ah, ma il Team Skull. Lo sai che questa zona è un vero paradiso per il Team Skull? E perché? L'ho detto ma lo ripeto, questa host è stupenda. A questo punto porto Primarina al 45 e poi torno ad allenare gli altri dopo, in seguito. Guarda, questo masso sospetto qui proprio... Non si direbbe mai cosa che potrebbe nascondere qualcosa, sai, sta lì da solo. Signorina? Beccati sto canto effimero, fatti una bella doccia, anche se piove però, fatta lo stesso. Però il sapone tu devi portare a casa, non te lo do io, non è che posso stare a regalare il sapone a chi capita. Oh, ok, là ci sono delle bacche, ma non mi interessano per ora, preferisco andare avanti. Che c'è, vuoi entrare nel Team Skull? Un momento, quello è un super cerchio Z, ma allora tu stai facendo il giro delle isole. Che vuoi, sei venuto a prenderci in giro perché non ci siamo ritirati a metà strada? Ma se credi che Team Skull si lasci prendere per i fondelli, ti sbagli di grosso. Non sono venuto a chiedervi di... o meglio, a prendervi in giro. Però sono venuto a chiedervi di andarvene via perché sennò farete una brutta fine. Anche se piove, Pirolancio fa sempre male su un Pokémon acciaio, dai. Ne hai la prova, ha brutto colpo. Beh. E Scraggy ci ha preso pure un po' di danni. Peggio per lui. Sì, perché le fiamme di Pirolancio si diramano in tutte le direzioni. Guarda, in un turno solo, in un turno solamente solo. Non sopporto tipi forti come te. Attento a te, non te la caverai così facilmente. Simpatici, adesso vengo a prendervi a calci sui denti. Family friendly, vi ricordo. Ragazzino! Chi è lei? Sei sicuro di voler entrare?
Dovrei essere pronto a tutto, lo capisci? Non avrei scelta, sconfiggere quelli del Team Skull oppure unirti a loro. Hai riflettuto bene, sei pronto? Certo. Beh, vedo che hai dei conti da regolare. Anch'io, in fondo, ho i miei. Passa pure. Vien che è migliore e non preoccuparti. Se soccombi, verrò a raccoglierti. Lei mi fa paura, signore, come parla. Stemma del dominante. È arrivato un intruso. Che si fa? Che si fa? Non perdiamo la testa, non preoccuparti, c'è la barriera. Qui siamo al sicuro, anche perché chi ha voglia di lottare? Giusto, da qui non si passa. Ehi tu, vattene via. Sembra proprio un mammalucco. Figurati se ha coraggio di passare. Io potrei semplicemente scavalcare. Però a quanto pare no. Ah, una Pokéball. Repellente Max. Non so cosa mi serva qua dentro il repellente Max, però intanto raccolgo. La città di Po. Che dice il cartello? Tesoro del Team Skull. Ah, ok. Qui c'è un altro... altro graffito, ma non si vede. Oh, un altro stemma, ragazzi. Ne sto trovando tantissimi qui a Po, eh. Non credevo così tanti. Cosa? Che ti avete permesso di passare, razza di questa festa? Te ne pentirai! Ma perché? Come hanno visto che sono passati? Io tanto bravo sono stato. Dovevano accorgersene che non ero passato. Cioè, nel senso, se ne dovevano accorgere se passavo, ma non mi hanno visto, quindi... se ne sono accorti così all'improvviso. Hanno sentito una presenza dietro di loro. Hanno fatto, oh mio Dio, è passato. Accidenti. Ho fatto troppo affidamento sulla barriera. Sono fortissimo anche senza la barriera. Ti vendicherò, compare. Trabbici, Pokémon spazzatura, come loro. Oh oh oh, battutone. Mi sembra però che per usare il centro Pokémon bisogna curare, bisogna pagare. Se non erro qui. 64 adesivi, ottimissimo. Vediamo un po'. Ehi, io, attento a dove vai. Che ci fai qui, sei in cerca di guai? Nelle tenebre l'aria è funebre. Ce la facciamo sotto, ma vigilare è il nostro motto. Cosa significa? Di gente non se ne vede. No, noia, non ci si crede. No, grazie, niente lotta. Pensa, bro, come sono ridotta. E spinta pure fa sotto il coro. Guarda, bello, stammi a sentire. Nessuno qui ti ha detto di venire. Comunque, Pischello, dentro fra noi, ho per te un affare che rifiutarlo non vuoi. Se non c'entro Pokémon non l'avresti mai detto. Buio com'è fa un certo effetto. Per 10 ti sistemo la squadra. È un affare, che dici, tutto quadra? Ok, ti pista, ma mi fido a vista. Stupendo, che munificenza è la mia riconoscenza. Con il contante si fa presto. Un 2 la tua squadra rimette in sesto. Quello lì per terra a dormire, non me ne ero accorto che c'era uno qui per terra. Quest'ipno? Non ho niente di che. Le scorte non ci sono, sono quasi finite. Va bene, penso di poter andare allora. Ora c'è la seconda parte da superare, la seconda barriera. Che secondo me se la facevano più alta era meglio. No, allora aspetta prima di andare. Ah, quello è un allenatore, ok. Quindi... ah, lì ce ne sono due. Vabbè, andiamo pure qui, dai, tanto tutti quanti sfido. Beh, ci ha voluto un po' più del previsto. Purtroppo non pensavo che la pioggia facesse tanto effetto su Pirolancio, direbbero. No, perché su Ponyard con un colpo solo mi ha un po' lasciato di stucco. Anche se lì ho paura sarà di livello, in teoria. Lo curo comunque, lo curo. Insieme che dopo dentro la villa trovo un Pokémon che mi serve per forza lui. Mamma mia, meno male, almeno mo c'è meno lag. Mamma mia che palle il lag. Una seccatura incredibile. Anche perché con di esperienza ora è disattivato, quindi lo riattivo magari più in là, lo riattivo. Ah, qui non ci si può andare. Ma sì, lo sapevo, però volevo affrontare comunque tutti quanti. Facciamo
un incontro di volleyball, di poke volleyball, calcio tennis però con la pokeball. Drowsy con quelle dita che fa tutto quel movimento strano. Ora però sono troppo forte io per affrontare gli avversari. Cioè, nel senso, prima ero debole, ma mi sono livellato troppo. Rotom, sei contento ora che ti ho toccato? Beh, meno male. Pensavo non mi vedesse. Aspetto lì sotto, vediamo se mi vede. Ah, troppo bello, troppo divertente. Pantano bomba! Ah, beh, pensavo peggio, pensavo. La precisione diminuisce. Facciamo così, vado con colpo. Evita l'attacco. Gastro acido. Ok. Quindi, ora, Ekans va KO. Il prossimo Pokémon, che Pokémon è? Salandit, cambio, ora cambio. Vedi, devo per forza mandare Liopo. Potevo mandare Zagro. Però preferisco fare una cosa veloce. Ed è bello che abbia Salandit, perché in genere gli allenatori maschi hanno Pokémon maschi e gli allenatori femmina hanno Pokémon femmina. E sta cosa è bella perché lui non avrà mai un Salazzle. Perché i Salandit maschi non si evolvono in Salazzle, dato che si nutrono male, perché portano tutto quanto il cibo alla Salazzle dominante, diciamo. Quella che domina il gruppo di Salazzle. Di Salandit, voglio dire. Come in natura, con animali, le femmine si fanno portare il cibo. Purtroppo, non tutti, però alcuni fanno così, si fanno portare il cibo le femmine. E i maschi malnutriti muoiono, purtroppo, perché si nutrono male, appunto. Non ricordo che tipo di animale era, ma l'ho visto in una specie di documentario, se non sbaglio. Aspetta, ma quel tonto non si è accorto, si è accorto che c'è un intruso. Stavo pensando, che fine ha fatto quel tipo che diceva occhio allo scascasca? È vero. Ah, quello no, quello non ci posso andare a parlare ora. Affronto la tipa qui velocemente, così almeno in tempi ragionevoli affrontiamo anche Guzman. Sono indeciso se insegnare Trespolo al Zagro, perché Nube, voglio dire, mi è servita un pochino all'inizio, ma ora non mi serve più. Non saprei proprio davvero. Sto arrivando, Guzman. Sto arrivandissimo. Ho visto che di là ce n'è un altro qua vicino. Ah no, mi sa che mi tocca uscire là fuori per andare a prenderlo. Sì, devo entrare nella villa e poi andare fuori. Ok. Entriamo allora. Ecco, infatti, quello che stavo dicendo poco proprio ora. Vai, distruggilo. Bene, scendiamo subito. 67, che bello. Oh, 68. Oh mio Dio. 69 adesivi, 3 con un colpo solo. Wow. Quel mammalucco mi sta fissando da un po'. Avrò notato quanto sono stiloso. Povero Grimer. E lei? Ciao, cosa c'è? Scusa, ma non sono dell'umore giusto, non so che decisione prendere. Vorrei tanto poterne parlare con qualcuno forte come Guzman. Con qualcuno forte come? Non con Guzman. Quindi se io battessi Guzman potrei parlare con quella recluta e vedere cosa c'è che non va. Sarà proprio una brava persona, eh. Va bene, esploriamo un attimino la vecchia villa, che potrebbe nascondere delle belle sorprese, se non erro. E lei? Non ci posso neanche parlare? Ma vabbè. Strano non poterci parlare. No, aiuto, ho paura. La parola d'ordine del Team Skull è velenpuntura. Ottimo, così so anche la parola d'ordine e posso andare a prendere a calci su denti Guzman. Vediamo un po' cosa mi dice lei. Devo fermarti, non voglio che Guzman si arrabbi. Bene, qui dentro ora che non ci sono cambi di statistiche e niente e roba varia, dato che non piove, andiamo di roccio tomba su Salandit, che è solo tipo fuoco ancora. Anche se fosse stato veleno avrebbe comunque preso il 2% di danno, però. Ha un Fomantis, no, oh, posso anche fare Sgranocchio e mandarlo KO, però voglio fare Rogodente, proprio
super efficace voglio fare. No, missa, dai! Se mai prenderò un cane, se è maschio Sly, se è femmina Slyla. E tutti mi chiederanno, ma perché Slyla? Allora gli farò vedere tutta quanta la serie di Pokémon Ultrasole. Cos'è, bagno questo? No, peggio. Scommetto che Guzman non vuole un super cerchio Z perché è già troppo forte, ovvero signore. No, veramente ha tantissimi Insectium Z, però non ha il super cerchio Z, quindi non può usarli. Eppure mi chiedo, no? Il super cerchio Z viene conferito... Il super cerchio, vabbè, il cerchio Z, chiamalo così. Viene conferito a chi fa il giro delle isole. E fin qui ci siamo. Ma quindi una volta completato il giro delle isole, lo devi restituire? No, te lo tieni. Guzman penso abbia fatto il giro delle isole, cioè, o meglio, ci abbia provato. Però quindi se non finisci il giro delle isole, devi ridarlo? È un po' un controsenso, non credete? Perché cerchio Z si attacca all'allenatore che fa il giro delle isole, è tipo una specie di campo magnetico. Quindi sta cosa è un po' strana. Però come abbiamo già visto, se non... Il ragazzo, quello là che faceva appunto il che è diventato il direttore del deposito di smaltimento, non aveva il super cerchio Z. O cerchio Z, come vi pare. Ok, questo sta raccogliendo tutti quanti gli Insectium Z, infatti ce n'hanno un baule pieno sopra. Dopo vi farò vedere, dopo si vedrà anche. La parola d'ordine di oggi è Ciocco Schitti, un membro del Team Skull che si rispetti, risponde sempre e comunque no. Questa stanza sembra la stanza di una ragazza, più o meno bambina, ragazza. Però c'è un portatile con lo schermo acceso. Non si scarica? Ehi, aspetta un po'. Quella che addosso non è la mia canottiera Skull? Ah, ecco cos'era questo strematore. E che hanno tutto lo stesso disegno. Che odore, odore, le mie canottiere profumano di fresco. Mettici il nome sulle tue, che diamine. Ehi, è una parola! Siamo tutti in record e batte la pesca! Che succede? Posso darvi una mano? Ehi, tu bidocchio, che fai origli? Ora ti faccio vedere io! Ah. Le ragazze che cercano di fare le dure sono le peggiori. Perché poi finiscono sempre con gamba all'aria. Ok, suona male come l'ho detta, però... Diciamo che perdono, ecco, facciamo prima. Non possiamo rifarla da capo, no signorina! Non possiamo rifarla da capo, mi dispiace. Che umiliazione, sono proprio una recluta da niente. Che figura, lascia perdere. Ora ci penso io con la tua canottiera addosso non mi ferma nessuno. Che cosa significava con la tua canottiera addosso non ti ferma nessuno? Cioè, non ha senso, quindi la sua canottiera ti rende più forte, in teoria? Ma si è appetto che puzza. Bah, che fate? Non ci posso credere, è tutta colpa della tua canottiera. Ah, buona, è la colpa della canottiera. Ho recato Slide al massimo, così è pronto ad affrontare nuove sfide che probabilmente ci sono su questo piano. Ok, però c'è anche lui. Il mio abbia farmi gli affari degli altri. Cosa è di cattivo gusto? Beh, farsi gli affari degli altri quando nessuno te lo chiede è di cattivo gusto. Però se io ti dico, guarda, fatti i miei affari, allora, no, non è male. Sto sconfiggendo gli allenatori in maniera piuttosto facile e veloce. Poi vabbè, anche il video viene un po' più lungo, taglio le lotte, quindi insomma, poi si accorcia. Non mi crea problemi. Ah, però questi c'hanno... c'hanno ancora la Wii U. Non avete una Switch? Oh, pezzenti. Che pezzenti. Andatela a rubare a qualcuno. Cioè no, andate a rubare il negozio, non a qualcuno. Prudente e moccioso, bravo, hai capito come funziona col Team Skull. Sei scultro. Cioè, sei scaltro. Oh mio dio. Però non mi fa passare comunque. Fammi affrontare questo allora, va. Mi sono accostato l'Esper Roll nel momento più sbagliato. Ah, accidenti. Devo scoprire qual è il Pokémon preferito di Pumeri. Non mi ricordo se era Zarina, Stini. Ah, non mi ricordo proprio. Allora, le parole d'ordine sono... Velen Puntura. Bansuit. E Ciocco Schitti, però devo dire no. Devo dire no ora.
Mohaha, io ci hai preso. Se le tre cose preferite di plumeria alla fine hai risposto no. Se uno di noi sei scaltro. Ecco, ora levati. Oh, perfetto. Allora, fammi revitalizzare i Pokémon. Ok, qui sopra non ci posso andare, no? Bene. Fune di fuga, ottimo. Signorina, lei che fa qui? Oh! Beh, almeno sfrutto un pochino l'Espen Roll, accidenti, se no è sprecato. No, ha resistito con pochi punti salute. Ma perché ma lo sguardo non attaccano? Cioè, l'intelligenza artificiale so che è molto migliorata, ma quella del Team Skull è rimasta deficienza proprio. Andiamo dentro. L'Espen Roll è attivo ancora per poco. Però dovrebbe bastare. Ok. Non ho paura di niente, no. Però dato che Guzman usa Pokémon di tipo coleottero, io metterei davanti Sacro. Tanto Slyla sta per arrivare a 43, gli basta una piccola lotta e sale, quindi il condivido di esperienza non lo attivo per ora. Forse lo attivo dopo questa lotta. Per combattere contro Augusto. Sono il tuo incubo peggiore, più letto di tutti e più spietato. Trema davanti al grande Guzman. Guarda chi si vede. Non credevo che saresti venuto, ma devo ammettere che il coraggio non ti manca. È la prima volta che qualcuno mi viene a cercare apposta per farsi sbriciolare. Non sto cercando te. Però sei scaltro. Lasciami indovinare, sei qui per Young Goose. Sa, incredibile, venire fin qui per una bazzecola del genere. Non sai che gli unici Pokémon per cui valga la pena di rischiare qualcosa sono i propri? Ah, ma vero che parlare con te è come parlare con un muro, eh? E sai cosa faccio io quando un muro mi ostacola? Lo sbriciolo, è ovvio! Questo è il metodo di Guzman! Quindi preparati, ragazzino! Stai per fare la stessa fine! Eccolo qua, infatti è Golisopod come primo Pokémon. So che è Coleottero in parte, ma non so l'altra parte cos'è. Però dovrei essere tranquillo per poterlo mandare giù con un attacco d'ala. Ecco, bene, mi fa piacere ora. Cos'è, schermaglia è tipo sbigo attacco? Pirolancio però ha un effetto normale. Acqua! Porca miseria! Era acqua, mo mi sono ricordato. Mando pizza poi a prendere il danno. Con Conchilama è tremenda come mossa. Non ci devo scherzare contro Golisopod. Ho un revitalizzante max, lo uso molto volentieri su Sacro. Più che volentieri lo uso. Avanti, mo. No, ha anche sbigo attacco, quindi schermaglia era un attacco da priority. Mio Dio, passo indietro. Ah, viene ritirato se viene colpito, no. Ma forse quando ha pochi punti salute. Prepotenza di maschera, indio. Che seccatura. Vai, attacco X. Eh sì. Ronzio. Beh. Il cavolo, beh, mi ha fatto un sacco di danni. Guzman è leggermente più forte dei suoi scagnozzi. Ciò non significa che perderò. Ti pareva? Ti pareva? E due, vai! Facciamo anche il terzo, che dici? E invece il terzo non lo fa perché io non ho attaccato. Ah. Oh, alleluia! Tanto per quanto potesse durare, c'avevo un sacco di super pozioni e iper pozioni, quindi se la prendevo in quel posto. Si finisce l'etere lama prima lui o le super pozioni prima io? No, niente, va KO.
Ah, Golisopod. Non so se è un Pokémon veloce Golisopod, però vado con forza lunare. È veloce, sì. Eh sì, Schermaglia dovrebbe essere tipo Sbigo Attacco, però è coleottero. Ok, ora che ce lo so, ok. A Pinsir? Mando Manchi, ma non perché deve, perché deve mandarlo KO, per revitalizzare Ramona. Magari li sto sprecando, tipo revitalizzante Max o ricarica totale, ma sinceramente non mi interessa. Il revitalizzante Max non mi è mai interessato usarlo per, fino a, per arrivare alla Lega. Cioè, usarlo alla Lega. Non mi è mai interessato. Così come ricarica totale si può comprare, quindi non è questo il problema. Oh, ma sei troppo forte, è certo. Se no lo vincevi tu se non era più forte, no? Ghostmark, diamine con bene! Sì, come l'altra volta. Ehi tu, dai il Pokémon a questo moccioso. Ha detto dai, non levati e fallo prendere. Vai da solo, piccolo, vai. Prima o poi ti sbriciolerò, anche a costo di servirmi di loro per riuscirci. Loro? Fondazione Eder, stai dicendo? L'effetto del potere è terminato. Forse è il caso di salvare, ok. No. Quindi ora un Insectium Z ce l'ho. Aspetta, era davvero finita così? Non c'è nient'altro da prendere? Posso sedermi a posto di Guzman. Yo, boss, volevi parlarmi? Ma tu, che ci fai seduto nella poltrona del boss? Che cosa? Ti ha dato lui il permesso? Ah, che invidia. E invece no. Ah, fregato. Psych! Oh, ragazzi, ce l'ho fatta. È finita anche questa parte. Che succede? Devi esserti la propria vista brutta se sei contento di vedermi. Che seccatura. Senti, sta facendo il giro delle isole, vero? Cerca di stare lontano da quelli del Team Skull. Ecco, adesso rimetto in sesto la tua squadra. Comunque, mi sembra che qui in giro non siano rimasti tanti membri del Team Skull. Saranno fuggiti dopo che il loro capo è stato sconfitto. Augusto! Rieccola, ma è un attimo di pace. Oh, mi spiace, hai avuto paura? Andrea, grazie di tutto, sei stato fantastico, meriti tutto il mio rispetto. Augusto, sei un po' rizzotto in gamba, no? Tieni d'occhio il Team Skull, mi raccomando. Altrimenti cosa ci stai a fare in un posto del genere? Boh, ma è un orangolo là dietro? Ma che in questa zona l'affitto è davvero basso, perché sono abbastanza stambi. Perché sono abbastanza strambi da volere quelli del Team Skull come vicino di casa. Avresti potuto affidare Pokémon maltrattati al Team Skull e alla Fondazione Eder, ma preferisci prenderti cura di loro di persona, vero? Forza, Young Gooster, andiamo alla residenza Eder! Alla prossima, Augusto! Preferirei starmene in pace, veramente. Sì, come me. Sì, sì, però fai comunque un salto nella residenza Eder più tardi. Alala! I Pokémon chiusi dentro le Pokéball. Il Team Skull rintanato a Po. Chissà chi tra loro se la passa meglio. È una persona strana, Augusto. Davvero. E questo? Orangur che sta fissando, una piruetta a destra. Mamma mia. Mi fa un po' paura. Sinceramente mi fa paura. Cioè, è come un gorilla, ti può staccare un braccio in un nanosecondo. I gorilla hanno la forza di 10 uomini, non so se lo sapete. Ciao, Babbalei! Oh, bene. Oh, che bello, ragazzi.
prima di concludere questo episodio vorrei un attimo passare qui dal Kauna Augusto, che non c'è, quindi probabilmente alla residenza Eder. Allora Koji, direi che per questo video termina qui, ed è come sempre vi ringrazio per averlo seguito, magari un pochino più lungo degli altri episodi, ma sinceramente volevo fare tutta quanta la Villa Losca in un solo episodio, invece che in due magari. Quindi come sempre vi ringrazio per aver seguito, in descrizione vi ricordo che c'è il link per Twitter e anche Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!